Ragazzi, allora oggi nuovo video review. Ormai sto facendo solo quelli, lo so, ma mi piacciono davvero davvero tanto e spero piacciono davvero tanto anche a voi. Allora, oggi però niente prodotto make up, niente prodotto fashion, oggi un prodotto intellettuale, una cosa un po' nuova, diciamo. E voglio recensirvi sempre una cosa appunto uscita da poco, che è in commercio da poco e che magari appunto molti di voi si stanno chiedendo se è un buon acquisto o se è solamente uno spreco di soldi. Sto parlando del Flipback Book, del libro Flipback, aiuto, qualcuno mi aiuti. E vabbè, allora, praticamente, cosa dirvi su questo piccolo libricino? Io, vabbè, allora, diciamo che appena li ho visti mi sono completamente innamorata perché, vabbè, io sono facile all'innamoramento da packaging perché mi piacciono un sacco le cose che esteticamente sono fatte bene, nel senso che poi magari sono delle boiate, però... Se esteticamente mi piacciono, cioè secondo me già il 50%, quasi il 50% la comprerò, quasi sicuramente, diciamo. E quindi ovviamente sapete come sono fatte, sono appunto in verticale, qua c'è appunto la copertina e qua appunto è il libro separato dalla copertina giustamente ed è tutto in verticale, no? Come molti di voi ovviamente sapranno. E allora, diciamo che comunque secondo me ci sono pro e contro, nel senso che i pro sono secondo me un po' di più, perché a me comunque è piaciuta molto questa iniziativa, in primis perché comunque è davvero comodo, è compatto, cioè è comodo nel senso che da portarsi in giro comunque il libro è sempre un po' scomodo, diciamo, a meno che appunto non si portano sempre delle borse enormi, cioè è un po' scomodo comunque portarselo sempre dietro, e questo secondo me è anche il giusto compromesso, quindi è bello compatto e ci sta come cosa, no? Poi vabbè, la lettura verticale la trovo anche abbastanza comoda, non è, diciamo, no, non mi dà fastidio, a me piace, comunque non mi ha disturbato, diciamo, nella lettura. Poi, inoltre poi comunque, diciamo, non è scritto così piccolo, no? Cioè, è sì più piccolo rispetto ai libri, però secondo me è leggibile, cioè non è così microscopico, secondo me si riesce benissimo a leggere. Poi un'altra cosa carina è che ho notato che appunto essendo molto piccolo si infila dappertutto, quindi nel senso che in borsa ci sta comodamente, anche se avete un micro spazio ci sta. E una cosa carina, cioè una cosa che davvero sembra strana ma è così, forse per il fatto che è proprio compatto e bello schiacciato, che non si formano orecchie, io non l'ho mai trovato appunto aperto, rovinato, che altro, rimane sempre bello compatto, quindi a me è piaciuto molto come prodotto. Però diciamo che come ogni prodotto comunque ci sono dei pro appunto e anche dei contro. Ma diciamo che i contro sono, beh, il primo sicuramente è il prezzo, nel senso che costano praticamente come un libro in formato normale, cioè io pensavo di andare a risparmiare un pochettino, visto che comunque i libri dei prezzi aggirano intorno ai 16-20 euro, che comunque per me è tanto, pensavo appunto di andare a risparmiare, invece comunque un libricino così minimo, visto che quello più economico sono 10 euro, questo costa 12, quello nuovo costa 15, e a questo punto se è proprio una questione di spazio è un conto, ma se è una questione di risparmio non prendetelo, perché appunto non è che risparmiate poi tanto, cioè se lo volete o comunque se pensate di comprarlo per risparmiare, no. Se pensate però per una questione di comodità, di spazio, assolutamente lo consiglio perché mi è piaciuto davvero da morire. Poi è davvero davvero comodo, cioè non, quando si è in giro appunto senza tirare fuori 30.000 fogli, 30.000 libri, un cosino così, è molto molto carino. Per farvi capire, la misura è grande tipo poco più del, no, come l'iPhone, wow, non me ne ero reso conto, comunque sì, come l'iPhone più o meno, no? Poi, un'altra cosa negativa che mi è dato sui nervi, ecco, questa è un pochino, però vabbè, dopo un po', se il libro comunque ti piace, ti prendi, la metti in secondo piano, è il fatto che comunque non c'è un segnalibro, nel senso che, ok, anche negli altri magari non c'è, però comunque uno prende un fogliettino, lo mette dentro e boom, ok. Però in questo caso, cioè nel senso, se uno arriva, per dire, a questo punto del libro, cioè a meno che non si memorizza la pagina che è scritta qua in fondo, o appunto ci mette un fogliettino così, se no, niente. Cioè, io adoro quei libri dalla copertina rigida che hanno appunto quella, diciamo, quel foglio che si ripiega, quindi che
lo si può usare come segnalibro. Ecco, quello mi è mancato un po', nel senso che mi è mancato il fatto appunto di non avere un segnalibro per ricordarmi la pagina, cioè quindi ho dovuto prendere un qualcosina mio e metterlo appunto nel libro. Ecco, questa è la cosa che mi ha un po' dato fastidio, nel senso che avrei preferito un qualcosina che mi aiutasse, diciamo, a ricordarmi la pagina senza dover prendere io un fogliettino. Poi, un ultimo contro, se si vuole dire così, è il fatto che magari appunto se si usa una borsa molto molto grande, magari appunto il libro va in giro e magari appunto si apre o che altro. A me non è ancora capitato, sinceramente, forse perché lo incastro davvero bene. Però diciamo che potrebbe capitare se appunto si hanno quelle borse molto grandi. Io magari avrei messo uno di quegli elastici qua, nel senso che avrei messo in questo punto i cavalierini. E qua appunto per chiuderlo con l'elastico. Ecco, questo secondo me sarebbe stato un buon accorgimento, cioè sarebbe stato proprio una cosa completa, come per le agende. Non tanto per tenerlo al sicuro che altro, ma perché magari appunto si rischia di rovinare le pagine nel caso appunto di borse grandi e sarebbe un peccato comunque. Ecco, ho parlato di pagine, mi è venuto in mente un altro pro, nel senso che le pagine sono morbidissime, io tipo le adoro, cioè non sono quelle sottilissime, non so se si vede, quasi addirittura si vede la scritta dietro, cioè sono davvero morbidissime, sono bellissime, cioè al tatto sono favolose, non sono come i libri normali, sono proprio morbide, quindi sono proprio belle. Quindi ecco, questo è un altro pro appunto. Quindi che dire, allora, quindi vabbè, allora diciamo carino, compatto, utile se assolutamente volete risparmiare spazio. Se volete risparmiare soldi, no, nel senso, cioè costa alla fine 5 euro neanche in meno, 4-5 euro in meno, quindi non so quanto convenga, non è quel grande risparmio, però se volete risparmiare spazio, sicuramente questo è un buonissimo acquisto. Per il resto, appunto, ripeto, la lettura è piacevole, comodissima, anche il fatto di girare le pagine in verticale è comodo. Quindi, se state cercando qualcosa per risparmiare tempo oddio, scusate, spazio nella vostra borsa, compratelo. E comunque, perché secondo me è un buon acquisto, nel senso, appunto, per tutti i pro che vi ho detto, secondo me ne vale la pena. Poi è una cosa carina, simpatica, anche magari come regalo, cioè ci sta. Prima di prenderlo, io comunque ci ho pensato moltissimo, per il prezzo ovviamente, però lo volevo assiduamente perché davvero mi piace davvero tanto. Poi a me i libri davvero piace sfogliarli. Io ho anche un ebook, ma personalmente preferisco il libro da sfogliare, cioè ho bisogno proprio di sentire le pagine sotto le dita, mi piace proprio di più. E niente, quindi il mio voto diciamo che è 7,5, appunto perché presso un po' altino e poi non c'è un cavolo di segnalibro. Io l'avrei messo. Avrei messo magari, ecco, magari tipo, mi è venuto in mente adesso, un cordino come quello nei diari di scuola. Ecco, quello l'avrei messo. Vabbè. Quindi, a parte questi due pro, però, questi due contro, però comunque io lo raccomando vivamente. E niente, fatemi sapere magari se anche voi l'avete comprato o comunque quali libri avete, e magari confrontandoci. Ah, comunque non ve l'ho detto, il mio è lo è Splendore di Margaret Mazzantini, che a prescindere in ebook, cartaceo, in flip, beh, così leggetelo perché è meraviglioso. Io poi la Mazzantini la amo follemente, e quindi beh, vi raccomando anche il libro stesso, non solo il formato, diciamo. Quindi dicevo, fatemi sapere magari se l'avete comprato, quale avete comprato, quali sono i vostri pro e i vostri contro. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!